Eccoci tornati con la terza parte di Viola Express. Torniamo a parlare di Fiorentina in compagnia del nostro studio. Abbiamo parlato un po' dei meriti di Paolo Sousa, dei demeriti di Paolo Sousa, dei meriti e dei demeriti di un gruppo e soprattutto la situazione di classifica di una Fiorentina che, a detta di Roberto Vinciguerra, lo statistico qua in studio, arriverà a quel sesto posto. Fra l'altro un sesto posto che tutti hanno provato un po' a scansare. Io l'ho detto il 4 aprile che arriviamo, che ci sono probabilità di arrivare sesti, perché Milan e Inter hanno queste tournée che ne dicono, tra l'altro proprietà cinesi, e ci tengono tantissimo a fare sfilare la propria squadra nella propria nazione in Cina. E guarda strano, l'Inter nelle ultime 7 giornate quanti punti ha fatto? Erano 69 anni che l'Inter non riusciva a vincere 8 partite. Che l'Europa League, se la vinci, ti porta in Champions League. Cosa potrebbe evitare? Se la vinci al Manchester United, scusami, ora secondo te una squadra come l'Inter non credete nell'Ajax, spenderà 200 milioni di euro sui mercati, non credete nell'Ajax, prenderà uno dei migliori allenatori d'Europa, ha problemi a già l'Europa League. Mediamente la squadra che entra al terzo turno preliminare dove arriva mediamente? Allora, no, perché si sta parlando di squadre che non hanno nulla a che vedere con l'Inter e il Milan del prossimo anno, che sono squadre che saranno molto forti. Ma infatti sarà anche una scelta societaria. Loro sì che possono fare il ragionamento di andare per il quarto posto quest'altro anno, perché andranno tranquillamente in Champions League dal quarto posto. Non lo possiamo fare noi a Firenze, perché io ho sentito dei discorsi del tipo non andiamo in Europa e concentriamoci quest'altro anno perché il quarto posto vale la Champions League. Però, ragazzi, sono discorsi che solo in Italia cioè, si permette. È da due anni che siamo settimi in campionato. Discorsi, è da due anni che siamo settimi. Tra l'altro l'Inter e Milan hanno avuto una caratteristica rispetto a noi che forse bisognerebbe prima o poi la prendano in mano. Sono letteralmente collassati nel ranking UEFA, nel senso che se fanno l'Europa League fanno un turno ma escono subito. La maggior parte delle volte negli ultimi 4-5 anni non si sono più qualificati, avevano da scalare posizione, sono praticamente spariti. Tu sai che c'è il paracadute? Cioè, tu sai che da quest'altro anno cambia tutto nel ranking UEFA per club? Sì. L'hanno cambiato, la UEFA l'ha cambiata apposta per Milan e Inter. Quando ci saranno i sorteggi, è un problema se mai che non dovessero c'è. Tornare, c'è più lì, quando ci saranno loro sorteggi. Sono testa di, cioè, se non sono campioni, no. Se no, Fabio, se non sono campioni... Già cambino la norma. Te l'ho detto, l'hanno già cambiato. Quarta squadra direttamente in Champions League insieme alla terza delle prime quattro. C'entra il ranking, vedo già, ti devi... No, c'entra il ranking perché hanno detto che è una regola per l'Italia. In realtà la UEFA non l'ha fatta per l'Italia, però l'ha fatto perché il nostro calcio sta andando veramente nel baratro. Diciamo una cosa che ha detto anche Cognini. Ma insieme a quella regola hanno fatto anche un altro cambio, che il ranking UEFA per club non dipenderà solo dai risultati, ma una percentuale minima dai risultati, ma il grosso potrebbe dipendere dai risultati storici, non degli ultimi 5 anni. Perciò Milan e Inter, ogni volta che andranno in Champions League o in Europa League, Milan, arrivano subito nei primi 10, perché possono far valere coppe. Ma lo so, io allora... No, te lo dico io, è così. È il dato loro attuale sul ranking, che è un dato... Fabio, il dato attuale ormai, detto fra noi, in Europa League gli vale una seconda fascia. E la Fiorentina l'anno scorso era in seconda fascia. Sì, ma se ci fosse andata, sì. La Fiorentina ci andò ed eravamo in seconda fascia. Ah, sulla Europa League, certo. Sì, certo. Sì. Non quest'anno, l'anno scorso. Perciò il discorso di Inter e Milan, il collegato al ranking UEFA per club, ora, con le nuove regole che entreranno, non ha più ragione di esistere. Però non sono più in Europa. Chi ci rimetterà? Ci rimetterà la Fiorentina, volendo. Ci rimette la middle class del calcio italiano. Io non credo che Milan, se quest'anno Montella non arriva a sesto, e peraltro rifà lo stesso campionato che avevano fatto Seedorf, Inzaghi, Brocchi, Mihajlovic, perché poi alla fine... Lì sì. Cioè, io non credo sia una roba che possa spiegare. L'Inter in due anni lotterà per lo scudetto, ma è matematico, ma non c'è verso. È perché economico. Nel calcio, se spendi, non hai la garanzia di vincere, ma se non spendi, hai la garanzia di non vincere. Capito? Allora, questa è la perla è la massima di Leonardo Pelli. Vale, penso più o meno nello sport in generale, vale come concetto, poi insomma ci sono ovviamente realtà che hanno saputo smentire. La contestazione, ci torniamo un attimo, perché voglio tornare anche sulle parole di Mario Cognini al termine della gara, ha parlato anche di questo, ma prima ci andiamo ad ascoltare un Montella dannata, visto che l'abbiamo citato più e più volte, sulla dimensione di Firenze. I fischi li accetto, li prendo, ma con grandissima serenità, veramente.
ma al contempo posso anche dire la mia. Credo che la tifoseria abbia perso una buona occasione per capire la propria dimensione, perché siamo in semifinale di Europa League, tanti anni che la Fiorentina non c'era, c'era di rado, e non hanno riconosciuto gli sforzi fatti in questo percorso al gruppo e ai calciatori che erano in campo questa sera. Non furono riconosciuti gli sforzi del gruppo, secondo Montella. Oggi la Fiorentina, a detta di Roberto Vinciguerra, potrebbe... Leonardo, hai il microfono aperto, quindi se parli a casa sentono te, non sentono me, e questo è spiacevole. Nel senso, cerchiamo di non incastrarci. Roberto, per te arriva sesta la Fiorentina. Ma è giusta quindi la contestazione dei tifosi? Cioè, nel senso, io ti voglio dire, è stata persa la realtà, la dimensione di Firenze? Allora, o Firenze è giusto che ambisca lo scudetto tutti gli anni, e se non arriva nelle prime tre contestazione? No. La storia di Firenze ci racconta che lo stadio si è riempito anche in ordine dei 52.000 posti quando la Fiorentina nel 78 stava lottando per la salvezza contro il Genoa. La storia della Fiorentina è diversa. La storia della Fiorentina parla di passioni, di storia, di voglia di vincere sempre e comunque. Se poi arrivano anche le posizioni di vertice, meglio. Ora, Pantaleo in questi giorni, alla fine di ogni partita, sta ricordando quello che è successo negli ultimi 15 anni. Mi è capitato di sottolineare anche a Radio Blu che, ad esempio, nei 13 anni dal 57 al 68, dal 57 sì. al 68, in 12 anni, la Fiorentina è arrivata 8-9 volte tra le prime 4, senza considerare che il 68-69 poi arrivò al campionato. Cioè, nella storia della Fiorentina i grandi successi ci sono, ma non per questo lo stadio ti lascia nei momenti in cui la squadra non va bene. Se capisce che c'è lo sforzo, come succedeva ai tempi di Ugolini, di Melloni, magari vinciamo anche una Coppa Italia fatta con una squadra fatta di ragazzi, con i vari Roggi, Guerini e tutto. Tra l'altro paragoniamo molto. No, io dico questo: se Andrea Della Valle vivesse, come Lucibello, come altri presidenti, vivesse la città e i tifosi, probabilmente non saremmo arrivati a questi livelli. Basta poco. Per essere fiorentini basta poco. Perché? Però non è che non erano contestati. Perché per Antognoni erano contestati anche loro? Perché per Antognoni hanno dovuto mettere una piazza insoddisfatta? Cioè, ricordo le parole di Teotino. Teotino ha detto stampa della società, a nome della società, disse: Antognoni non farà mai parte di questa società. Lo disse Teotino, non l'ha detto Petri o Incatasciano. Però quest'anno ci ha provato la società a aprirsi un po' verso Firenze. No? Ma Guerini che va via, che dice di Sosa che non gli rivolgeva la parola. E ultimamente Vincenzo ha dato un'altra stilettata, dice adesso che va via da Firenze potrà farsi tutti i selfie che vuole. Anzi no, ha detto come mai non se li fa più i selfie prima della partita. Cioè ragazzi, ma stiamo parlando di Vincenzo. C'è un rapporto Vincenzo Guerini-Paolo Sosa. Vincenzo Guerini, anima, storia della Fiorentina che dice queste cose. E Vincenzo Montella, bada, che per Vincenzo Guerini aveva una venerazione completa. Vincenzo Guerini nel periodo Montella è stato il vero coordinatore, sì, il vero coordinatore. Mi mandi Francesca la canzone, mi mandi la canzone della rubrica, la rubrica di Leonardo. Prima tu brillavi, è diventata un pugno. Altre cose di Leonardo, ora ti sistemo io. Allora, velocemente la rubrica. L'aspetto positivo è che la squadra tuttora continua a... E che condurrò solo questa vince puntata. Vince la partita. No, che c'entra? Vince le partite e è ancora in corsa per l'Europa League. E questo è assolutamente, dal punto di vista della squadra, positivo. Io trovo anche positivo che comunque Firenze si stia smuovendo. Perché io trovo che ciò che sta facendo la curva Fiesole in queste settimane è qualcosa che tende, che vuol portare dei benefici alla Fiorentina. Perché tanto la politica deve va sempre tutto bene, dell'applauso a prescindere, dell'aspettiamo, del vediamo, è storicamente provato e non porta a nulla, ed è storicamente provato e tutti i cambiamenti arrivano dalla Fiesole, perché la tribuna dal punto di vista del tifo vale zero al Franchi. E quindi, ed è arrivata sempre ultima su tutto. Ma che cambiamenti, da Pontello, però? Da Cecchi Gori, quando ci fu la contestazione a Pontello, sì, ma il cambiamento, quando ci fu il cambiamento per la Fiorentina. I Della Valle hanno solo due possibilità. Cioè sì. La Fiesole porta il cambiamento per la Fiorentina. Stai tranquillo, e se la Fiesole continua con questo atteggiamento, i Della Valle la ascoltano, la Fiesole. La tribuna no, perché tanto qualsiasi cosa facciano i Della Valle, la tribuna va bene. E la Fiesole invece è l'ago e la bilancia. Ma quella non si può levare. Oggi sono arrabbiato con te. E poi su Montella,
su Montella sta un'operazioncina abbastanza furba da parte tua per cercare di mettere in cattiva luce la piazza di Firenze. Beh, perché questa è una dichiarazione di Montella, ma ce ne sono altre in cui lui dice: io per migliorare so che serve tenere i migliori e comprarne di più bravi. Quando disse che quando si vince lo spogliatoio non ci si entrava e quando si perde l'è sempre vuoto. Però se si fa un hashtag giocalo insieme, secondo me la si gioca insieme, a prescindere da come va a finire una partita. Se la giochiamo insieme. Ma lo sai, ritornando su quella semifinale, cosa disse? Cioè, quando avvenne questa dichiarazione? Nel post dell'eliminazione. Quando la Fiorentina perse prima 3-1 a Siviglia, 3-0 a Siviglia. 3-0 e poi 2-0. E poi rebbe cotti 3 a Firenze. Questa partita ne vince 5 di fila. Esattamente. Bravo, bravo, okay. Oltretutto. Okay. Quindi non è che Montella smobilitò. No. Montella è... Assolutamente. E poi con record almeno 3 gol a ma partita. Infatti, Montella c'aveva ragione. Montella aveva ragione. Capito? Lo possiamo bene, dire, perfetto. Ora, ha detto che Montella aveva ragione. Sono... Se poi... Cioè, è difficile fare calcio a Firenze. Scusami, Fabio. No. È bellissimo. Fabio, no, perdonami. Perdonami. Nel senso, se, quella vicenda, anche quella vicenda lì, secondo me ci mise poi del suo, perché comunque era molto arrabbiato. A me pareva già da qualche mese gli fosse venuta noia di stare qua, anche se poi fu un professionista bravo fino alla al fine. Pari, no, al pari di Sousa. Al pari di Sousa. Al pari di Sousa, Fabio. Non c'è dubbio. Sousa è stato professionale al pari di Sousa, perché è stato tutto un campionato in questo modo. La storia del campionato della Fiorentina di Sousa di quest'anno è incomprensibile, nel senso che non si è mai riagganciato, non è mai ripartita, è una catena che non ha mai cominciato a girare per tantissime ragioni. Noi dobbiamo però ricostruire a Firenze una fiducia e un clima positivo dove divertirsi. Tante volte dipende anche dal progetto tecnico questo qui. La prima Fiorentina di Montella, che noi conoscevamo relativamente quando andavamo allo stadio, perché aveva allenato un anno il Catania, rimase a bocca aperta. Scoprimmo un mondo. Cioè, non scoprimo è che era stato Cavalero. Investito. Scoprimo Borca Valero. Scoprimo Borca Valero, si cominciò a vedere Pizzarro. Non era una squadra incredibile quella lì. C'era Quadrato, non era una squadra che non aveva attaccanti. C'era giocava un centrocampo da lacrime. Però c'aveva Aquilani. Però ci tornammo a divertire perché c'era un progetto tecnico che funzionava. Deve tornare. C'era Giove di Cegliaic. Fu la prima 2-0 in Coppa Italia. Fu la prima. Il gol di Liaic e di Pasquale. In campionato. Allora, scusa, Fabio. Sì, l'ultima cosa, poi devo poi parlo di perché voglio parlare di rugby. E infatti parliamo di cose vincenti. A proposito di presidenti, quando Firenze critica, i presidenti si devono mettere due mani così e andare avanti, perché nell'estate del 55, io lo ripeto questa cosa, i tifosi, Fabio, lo sai perché si lamentavano i tifosi? Perché Costagliola, il portiere, era stato messo da parte, era stato venduto Gren nel 55. Detto il professore, era massissimo dai tifosi della Perciò, Fiorentina. Di cosa sta parlando? Cioè nel dicembre del 60, ma soprattutto nell'estate del 68, assediarono e protestarono contro la società dopo un Fiorentina-Vicenza 0-1 giocata il giorno di Santo Stefano. 5 mesi dopo, quella Fiorentina vinceva Coppa Italia e Coppa delle Coppe. Ragazzi, ma questi sono quelli che si sono presentati in campo con la maglia "il calcio è divertimento". Non è un divertimento. Ma il calcio è una cosa seria. Quest'anno non è stato molto divertente. Ripeto, mi sembra di aver citato due esempi su tutti dove il presidente a Firenze deve tapparsi le orecchie e gradire, come ha detto Leonardo, cioè i tifosi a Firenze finché ci sono e si incavolano. Non ha detto nulla di clamoroso, Andrea. No, io sto dicendo quello che ha detto Leonardo, nel senso, sono d'accordo con lui. Il tifoso finché c'è e protesta e si fa sentire, vuol dire che c'è passione per la squadra. Il problema è chi va più allo stadio. Brutto è quando non va più. Esatto. Il brutto è quello. Punto. Però il disamore è un trend profondo, è un trend anche del calcio italiano, non solo infatti, un trend fiorentino, anzi forse Firenze, Roberto, tu mi sei testimone, è un in controtendenza. Ah, poi prima o poi voi ne avete parlato altre volte. Esatto. Guardate, lo spettacolo di quest'anno della Serie A è una roba. E di conseguenza, però, ti dico, non è solo Firenze che si disamora della Fiorentina, è la Serie A che non offre più uno spettacolo interessante. Uno spettacolo interessante, ve lo assicuro, lo si vede al Ruffino Stadium. Esatto, voglio tornare. Domenica argomento. Giochiamo alle 5 a Parma, Lanfranchi,
una finale importante all'Aquila, tra l'altro usciamo dal calcio ma ci rientro per un secondo, l'Aquila perché è una curiosità che è sostenuta dagli ultras dell'Atalanta Calcio. Ecco, quindi c'è un gemellaggio che nasce dal terremoto, dove gli ultras dell'Atalanta andarono a dare una mano e insieme ai giocatori là. E quindi ci saranno, tra l'altro se invece... ci saranno e quindi questa è una cosa curiosa di amicizia tra calcio e... Ma vogliamo dire che per la semifinale di Verona la società, i Medicei, ha portato gratis i tifosi in pullman? Sì, ha portato gratis anche me, quindi io ho portato tre pullman di tifosi, sì, ecco, siamo stati e quindi insieme, lo rifarete? Sono giornalisti, lo rifaremo, stiamo organizzando adesso, domani usciranno tutte le liste per prenotarsi. Sì, però la priorità ce l'hanno quelli della tribuna, non i genovesi Paoli. Voglio chiedere una cosa al Presidente, noi stiamo parlando dell'eccellenza del rugby, per chi non lo sapesse, quant'è che una squadra fiorentina non è eccellenza del rugby? Allora, c'è stato una sola volta e per una sola stagione nell'81-82. Io sono nato nell'81. Nell'81-82. Che è un annetto particolare. Una comparsa che finì praticamente con zero vittorie perché non eravamo strutturati. Il nostro progetto è quello di cercare di costruire qualcosa e cercare di andarci, intanto se ci andiamo quest'anno meglio, visto che abbiamo la finale a portata di mano, però vogliamo costruire un progetto per starci e per portare il rugby di alto livello a Firenze, per rinnovare le strutture, per creare qualcosa, insomma. Ma due cose al volo. Okay, vai. L'Aquila nella stagione regolare è arrivata prima o dopo di voi? L'Aquila è arrivato dopo. Era un altro girone? No, nel girone di promozione è arrivato dopo di noi, è arrivato secondo. E poi nel caso in cui, siccome si parla di cosa fare del Franchi, esatto, dovesse pensando a questa cosa, essere costruito lo stadio nella zona, potete pensare di usare il Franchi come il vostro stadio? Beh, intanto il Franchi ora per 3 anni sarà usato per i test match autunnali della nazionale, abbiamo già avuto Italia-Sudafrica, tra l'altro una storica vittoria dell'Italia lo scorso novembre, il prossimo novembre avremo Italia-Argentina e nel 2018 avremo Italia-Fiji, questi sono i match internazionali, dopodiché noi ci auguriamo che la Fiorentina costruisca prima possibile il proprio stadio e che nello stadio siamo pronti ovviamente. Infatti, a fare del rugby è una nuova anche, cosa del rugby è stato anche ben augurare perché vuol dire che almeno gli Medici stanno in Serie A almeno quanti? 6 anni per esatto, arrivare certo. Benissimo, è lì un progetto più possibile Ti auspichiamo. Nel frattempo in copertura anche le immagini della Fiorentina femminile che ha vinto l'ultima gara di campionato, era già campione in carica la formazione di Sauro Fattori, ha battuto 1-0 la Res Roma in casa proprio della formazione romana con un gol di Bonetti al 92esimo che è valso per la 21esima vittoria in 22 gare. Bene, Firenze è grande se non altro quando si parla al femminile. Fabio, sbaglio o la Fiorentina dell'ultimo scudetto iniziò vincendo a Roma? Certo, 2-1. Perciò pensa alla corsa di Amarildo di Maraschi, esatto. Il primo gol del campionato in assoluto di tacola. Mi fate sinceramente molta paura. Che poi purtroppo non terminò il campionato. Morì quell'anno, purtroppo la tragedia di Cagliari. A Cagliari, sì. Allora, siamo in chiusura ovviamente di questo appuntamento di Viola Express. Io ringrazio il mio studio, ringrazio Leonardo Petri. Spero di non averti fatto arrabbiare più di tanto. No, mi hai fatto arrabbiare tantissimo, me lo concedi. Sono abituato, diciamo. Okay, ti voglio bene come se tu fossi normale. Ok, a Fabio Incatasciato invece dico che non sono sempre così, però quest'oggi meraviglioso. È capitata così. Comunque grazie mille per essere stato in nostra compagnia davvero. E anche per la tua competenza sulla storia della Fiorentina che hai portato in dote. Lo certifico io, Fabio è un grande. E io e lui ci si scrive, ogni tanto ci viene in mente la cosa. Siamo a dei livelli paranoici. Grazie anche a Roberto Vinciguerra in una versione edulcorata. Possiamo? Però molto, molto bravo anche lui. Ovviamente sulle statistiche. E grazie ovviamente a Giacomo Lucibello, Forza Medicei. Ancora una volta l'invito è ad andare a Parma per seguirli, questi ragazzi del rugby che sognano e vogliono dare a Firenze l'eccellenza. Per quanto riguarda Viola Express invece termina qua l'appuntamento di oggi, noi però torniamo, anzi Erika Galvani torna a farvi compagnia a partire dal prossimo lunedì sempre alle ore 21:50. Ciao!